Questa musica si lega alla leggenda di un re venuto dal nord, con un grande esercito a cercare nuove terre da conquistare. Quando arrivò in Toscana, muovendosi lungo il corso dell'Arno, rimase incantato dalle bellezze dei poggi, dei cipressi, coi colori del paesaggio che sembravano posare per il quadro del sole. Persino le spighe del grano parevano riverenti al passare del re, e i metalli delle armi brillavano al sole come se rispondessero ai raggi. Il re e i soldati s'accamparono nella piana dell'Arno, sotto il monte Pisano, infine alla Carcinaia. Ci fu una giovane pastorella che venne a portare 5 forme di formaggio delle pecore che pascolava insieme al fratello, adesso rimasto al gregge, e ancora con un canestro pieno di pesci, una brocca d'acqua e una brocca di vino bianco. «O signor mio», disse, «accettate il formaggio che adesso in primavera è assai più saporito, e dell'Arno l'acqua buona e pesci belli e pronti da arrostire. Ci sono anguille, lucci e carpe, e poi di questi tempi ragni e muggini rimontano dal mare in fin oltre del ceppato». Al grazie alla pastora cui porse questo re, s'aggiunse il suo «restate, siate ospite da me». «No, grazie, signor mio, ho al gregge mio fratello restato a pascolar. Se non ci vado anch'io, gli è troppo affaticar». E fa la riverenza, intenta a salutare, «arrivederci», e quindi si volta a ritornare. Fu proprio da quel giorno, lì proprio in del Vardarno, che tutta quella gente si fermò ad abitare. Costruirono barche tante, per fiume e anche per mare. E chi lavorò la terra e divenne contadino, imparò a farsi l'olio, la pasta, il pane e il vino. E non è, no, uno sproposito, se Dio che a questa gente ogni osa che nasceva, cresceva riconoscente. Tutt'oggi, chi in Toscana ci capita a passare, a seconda quando si ferma, su poggio anche sul mare, è un tutt'uno con se stesso, tutto ha essenze umane, tutto gli è riverente, son riverenze toscane.